Ma la cosa principale è che credo che questo rapporto o viene sposato definitivamente una volta per tutte dalla politica, sia a livello locale che a livello regionale e nazionale, o altrimenti rischia di non essere valorizzato per quello che invece è. Cioè, prima diceva giustamente anche Stella Marino che proprio in una situazione in cui tutti i temi ambientali vengono spesso aggrediti anche da interessi poco legali, avere un supporto scientifico come questo e come altri può essere invece molto importante proprio per fare anche da argine. Ma mi riferisco a un dato che a me sta molto a cuore, che è quello, poi dirò qualcosa anche sul turismo, perché da qualche tempo mi trovo tra l'altro a collaborare proprio nel settore del turismo al MIBACT, ed è per questo tra l'altro che andrò via, ho chiesto di intervenire prima, e anche qualcosa sul dissesto idrogeologico. Però l'elemento principale su cui voglio dare un input forte alla politica è quello che c'è scritto nel rapporto in merito a questa aumentata sensibilità da parte della popolazione, dei cittadini, nel voler lasciare la macchina, l'auto privata a casa, nell'essere più disponibili a utilizzare il mezzo pubblico, ma c'è una risposta della politica a livello locale che non è adeguata. Noi ogni anno organizziamo, ormai da 4 anni, devo dire con grande successo, siamo inventati questa giornata nazionale del camminare, che vede l'adesione di città enormi, anche con il Comune di Roma abbiamo un'ottima collaborazione, abbiamo organizzato anche quest'anno un convegno importante con la presenza anche dell'OMS, abbiamo città molto importanti che aderiscono, c'è molta adesione da parte dei cittadini, c'è una richiesta di interventi che riguardano misure a favore della pedonalizzazione o comunque della mobilità dolce, ma poi dopo, durante il corso dell'anno, nonostante abbiamo istituito un premio per le città più, diciamo, sensibili, insieme anche al Ministero dell'Ambiente, poi i risultati però non sono all'altezza della richiesta dei cittadini. Io credo che questo è un elemento importante. Una città smart, la città del futuro, secondo me, o è sempre meno dipendente dall'auto privata, o altrimenti rischia di rimanere soltanto qualcosa sulla carta. Ed è questo influisce tantissimo su alcuni elementi, prima dicevo il turismo, ma anche sull'aspetto sanitario. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, la professoressa La Cioppi adesso, ma da sempre, insomma, ci tira fuori degli studi internazionali molto interessanti sul fatto che camminare in città o andare in bicicletta è comunque crea un benessere psicofisico, al di là di quelli che sono i livelli addirittura di PM10, cioè nel senso che il gap è comunque superiore, cioè il vantaggio è superiore anche in città che ancora non hanno quei parametri, diciamo, di disinquinamento che sono auspicabili. Consideriamo tra l'altro che il gatto che si morde la coda, è ovvio che se una città continua a non avere zone pedonali o non sensibilizzare al muoversi a piedi in bicicletta, è ovvio che non potrà mai raggiungere un abbassamento dei livelli anche di inquinamento, perché molti sono legati appunto al traffico. Ma c'è anche l'altro elemento del rumore che voi avete evidenziato, che è soprattutto legato al traffico. Perché guardate, non è banale, esistono altri elementi importanti che sono quelli del rumore dovuto al traffico, ma sono anche quelli della congestione. Cioè noi potremmo avere anche una marea di macchine tutte elettriche, tutte no, a emissioni zero, senza rumore, ma se sono sempre 80 macchine per 100 abitanti, capite che non siamo in una città appunto intelligente, no? Che deve arrivare ad abbassare quello che tutto il ciclo di vita poi del prodotto, perché poi non è che possiamo misurare i consumi, questo lo sapete meglio di me, insomma, ma c'è tutto il ciclo di vita del prodotto che è legato quindi a quello che è il consumo energetico, di risorse e quant'altro. Quindi non è un problema solo di arrivare ad avere macchine più ecologiche, il problema è proprio di non dipendere dall'auto privata. È chiaro che poi questa cosa però deve fare squadra anche sul discorso dell'intermodalità. Io mi trovo ad essere un pendolare e credo che, questo l'ho detto perché appunto gli ultimi rapporti sono anche al Comune di Roma, anche agli assessori, che credo che forse chi ha studiato i flussi per una grande stazione come la stazione di Tiburtina a Roma sull'intermodalità con la metro, forse li ha studiati, insomma, non bene, diciamo, perché se la mattina si arriva e c'è un aumento straordinario di persone che utilizzano i mezzi pubblici, se si prende la metro una fascia oraria, a stazione di Tiburtina, di maggiore afflusso dai treni, insomma, dei pendolari, quindi la fascia dalle 7:30 alle 9, è veramente devastante. Bisogna aspettare, mamme con i bambini, ho visto, che quindi vogliono prendere la metro anche con i bambini, come si fa in tutte le città, le capitali europee, ma si trovano lì a fare la fila e entrare dopo la quinta metro che passa, a intervalli di 3-4 minuti, entrare dentro un carro bestiale. Quindi allora questo è un problema serio, nel senso che io credo che i cittadini ce la stanno mettendo tutta,
questo influisce anche sul turismo. Cioè una città diversa, una città smart, una città che punta a un vita dolce, può puntare a turismi diversi, a un turismo più di qualità. Questo noi lo stiamo studiando anche al MIBACT. Io tra l'altro mi sto occupando di un settore molto bello, interessante, che posta dentro le mie cose, che è quello della promozione degli itinerari di lunga percorrenza. Però stiamo lavorando anche sui turismi sostenibili, e quindi un turismo sostenibile in una città, che tra l'altro quando parliamo di città parliamo ovviamente del comune e di anche aree metropolitane, quindi comprendono parchi naturali, comprendono... Allora un turismo slow, un turismo lento è sicuramente un turismo che può aiutare la città nella sua sostenibilità, disegnando itinerari diversi. Le città più all'avanguardia, più smart, stanno disegnando percorsi pedonali che sono utilizzabili sia come benessere psicofisico, addirittura percorsi, l'ho visto, lo sta facendo a Pisa, anche in altre città della Toscana, percorsi che sono, diciamo, percorsi benessere, ma sono percorsi di mobilità sostenibile quotidiana, quindi percorsi casa lavoro e quant'altro, casa scuola, e quindi diciamo anche il turismo. L'altro pezzo che riguarda invece il discorso che ha un valore importante e che, su cui l'ISPRA viene ignorata, io lo leggo spesso sui giornali, ma poi purtroppo vedo che le misure non vanno in quella direzione, è il problema grosso del dissesto idrogeologico, che riguarda anche gli ambiti appunto ridosso delle città. Allora, voi avete fatto, lo dite da anni, ci sono persone, c'è un mondo scientifico e tecnico di persone preparatissime, uscite anche dall'università nell'ultimo periodo, che sanno fare, investire, progettare e realizzare interventi in ingegneria naturalistica, che sanno mettere in campo misure di manutenzione del territorio. Se andiamo a vedere quello che viene fatto invece, io sono in ambito, diciamo, regionale o nazionale, ancora siamo un po' lontani da questa dimensione. Io sono molto preoccupato quando si dice finalmente abbiamo sbloccato i soldi, e va benissimo che sono stati sbloccati i miliardi per affrontare il problema. Mi preoccupa, l'ho detto anche al Presidente della Commissione Ambiente, una volta mi è capitato di dirlo anche a Maria Lacci, che poi c'è il problema però di capire come questi interventi vengono realizzati, perché gli ultimi episodi molto gravi di Carrara, ad esempio, sono avvenuti in situazioni dove c'era stato già un intervento di risanamento ambientale, di mitigazione e quant'altro. Allora bisogna essere, io credo che la politica dovrebbe prendere questo rapporto, studiarselo molto bene, interpretarlo nel modo giusto, magari avvalendosi anche dei tecnici. Oggi c'erano vari parlamentari, c'era anche l'onorevole Patrizia Terzoni, tra l'altro, che fa parte della Commissione Ambiente, sì, non stava qui in prima fila, ma c'erano anche altri parlamentari. Allora io credo che l'attenzione alla politica appunto è fondamentale. Quello che possiamo fare noi come associazioni che cercano di promuovere una sensibilità, soprattutto nel nostro caso, quella che è la di una mobilità dolce, è quella di essere sempre pronti a collaborare con il mondo scientifico. Dottoressa Brini, ci siamo detti proprio su input anche dell'OMS, siccome ci sono degli studi, anche delle misure, anche dei fondi europei che possono essere utilizzati per andare in questa direzione, di fare una collaborazione ISPRA e altri, magari comuni di Roma, regione, per attivare questi processi e questi fondi. Questo credo sia un fatto veramente fondamentale, perché altrimenti, ripeto, il rischio che corre questo paese è che da una parte cerca di parlare di città smart, di andare in una direzione, ma poi rimane fermo. Ultima cosa, il telelavoro, prima ne parlava il direttore dell'agenzia dell'ARPA, il telelavoro è uno degli elementi più importanti legati a quella che è la, diciamo, proprio il discorso, per esempio, della congestione da traffico, quantomeno, perché è chiaro che se io determino una situazione in cui molte persone possono lavorare da casa a distanza, oggi questo è possibile farlo, è chiaro che determinano meno spostamenti quotidiani, questo è fuori discussione. Io ho fatto parte anche di un gruppo di lavoro che però non è mai partito, che doveva essere tra Ministero dell'Ambiente e Funzione Pubblica qualche anno fa, proprio per rilanciare il telelavoro. So che in ISPRA qualcuno lo fa, ma sono pochi, ma credo che un paese moderno che punta alla digitalizzazione, al massimo sviluppo di quello che è l'utilizzo dell'informatica, penso che il telelavoro deve essere uno degli elementi più importanti quando si parla di migliorare la mobilità sostenibile. Ultima cosa sul serio: non è possibile che si punta al bike sharing, al car sharing in Italia, quando le misure sono veramente ridicole. Cioè, parlare di un bike sharing in una città di 2 milioni e mezzo di abitanti, con 200 biciclette, è ridicolo. Parigi è partito con 20.000, Lione ne ha 10.000, Toulouse ne ha 4.000, cioè
su queste questioni o si parte una massa critica vera, seria, o altrimenti è meglio dire che quelle cose non si stanno facendo. Vi ringrazio. Grazie, bravo. Condivido pienamente quello che era venuto, esattamente appunto è questa. Si fa molta fuffa, si dice da mie parti, però poi nella realtà dell'azione, per penetrare su determinate politiche, non si fa gli investimenti che non sono semplicemente finanziari, gli investimenti che è necessario fare per avere una massa critica. Su questo dico che ISPRA sta seguendo la struttura di missione e presidenza da un punto di vista tecnico, però cerca di metterci anche alcuni zampini, non sono molti, perché poi oggettivamente gli spazi, ad esempio quello sulla resilienza urbana, il discorso che facevamo prima, oltre che avere degli strumenti per seguire non solo la contabilizzazione ma la qualità dei progetti, cioè riuscire a capire se effettivamente quel progetto qual è il ritorno su un argomento che a me è molto caro, che poi è quello della riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, della gestione delle aree urbane come una delle sedi maggiori in cui si realizzano queste tipologie. Io credo che questi elementi di continuare a lavorare anche per sdoganare, quindi lo dico anche ai colleghi dell'agenzia, per sdoganare alcuni diciamo materie, alcuni argomenti che sono visti come elementi di moda o elementi diciamo aristocratici rispetto, ma portarli invece ad una concretezza quotidiana, credo che sia un compito anche e soprattutto del processo di reporting, formazione, educazione. Credo che questa catena sia uno degli elementi cruciali. Quindi, grazie Paolo. Appunto, parlando delle aree urbane, prima il discorso è due osservazioni. Certamente il discorso di parlare di aree urbane, della qualità dell'ambiente urbano, al discorso città, area metropolitana, sistemi urbani, è un qualche cosa su cui dobbiamo riflettere anche relativamente ad alcuni accenni che sono stati fatti in precedenza. Fra parentesi, quando si parla di incendi in interfaccia si parla di sistemi urbani, cioè non si parla semplicemente di area interna urbana. Quindi su questo. L'altro aspetto è l'innovazione della comunicazione. Io sono fautore, però continuo a pensare che bisogna sempre essere progressivi, valutando gli strumenti con i quali si può entrare in contatto con i vari soggetti. Io non credo che un politico vada a guardare su un sito web. Il politico bisogna scrivere 10 righe con alcuni concetti per riuscire a incidere. Poi bisogna avere anche l'altro elemento per far sì che i collaboratori, gli sherpa, vogliamo chiamarli come vogliamo chiamarli in termini nazionali e internazionali, abbiano materia per, ma in realtà dobbiamo trovare anche degli strumenti per poter incidere efficacemente su quello che è il soggetto, l'autorità di governo dei processi e dei percorsi e delle politiche. Questo noi ce lo dobbiamo porre, adesso c'è il discorso degli open data, dell'apertura totale verso il pubblico, giustamente l'informazione obbligatoria e tutto il resto, ma poi c'è anche un'organizzazione dell'informazione che serve per incidere per diverse categorie. Bisogna questo porci anche la responsabilità di questa riflessione. Io su questo, forse perché appunto, come Giorgio ha accennato, cioè, come Stefano Tibaldi, abbiamo la barba e i capelli bianchi, credo che una riflessione è estremamente importante, perché sennò facciamo anche noi del populismo. Mettiamo i dati, sono tutti disponibili, ma cosa volete da noi? Poi in realtà è un po' come lavarsi la coscienza per non incidere invece su certi processi, come tu hai sottolineato, mi sembra estremamente importante.